Ciao a tutti, sono Carlotta Brucco e insieme a Riccardo Telesca vogliamo presentarvi il corso che terremo a Milano il 26 settembre 2020 presso Anima Edizioni, dal tema Il valzer delle credenze, comprendere, credere e creare, dove andremo ad osservare profondamente le nostre credenze limitanti, che sono quelle che creano grande sofferenza nella nostra vita, per comprendere come portarle dal dolore all'amore, osservando le nostre resistenze al flusso vitale, potremmo comprendere come non siano in sé un qualcosa di negativo, ma come sia sufficiente comprendere il messaggio per integrare le nuove informazioni che la vita vuole offrirci, per riuscire a fiorire sempre più in ciò che siamo veramente, per non rinchiudere l'infinito che siamo in immagini ristrette che non ci servono più. Quindi questo viaggio verso noi stessi è un invito a tutti per riscoprirsi in una chiave più vasta, più espansa, dove l'amore è la coscienza fondamentale che è chiamata ad aprirsi. Una dimensione che non ha nulla a che vedere con l'attaccamento e il bisogno, ma con l'unione di tutto ciò che sembra diviso, va verso l'unità e va verso l'amore incondizionato, dove io sono te e tu sei me. Passo la parola a Riccardo, che lo spiegherà da un punto di vista più scientifico. Ciao a tutti, io sono uno studioso che si occupa della correlazione tra mente e coscienza e fisica. Dopo alcune esperienze personali ho ricostruito un modello della mente che si occupa anche di come avviene l'illuminazione usando i campi di torsione e i domini del vuoto. Dopo un anno è stato confermato anche da una ricerca effettiva sulla fisica quantistica e la relatività e durante il corso cercheremo di comprendere come funzionano le credenze. Le credenze in realtà sono un ripiegamento di luce che va a strutturare una forma geometrica nel nostro campo aurico, ma sono anche un modo in cui la nostra mente comunica con l'universo. L'universo usa questa raccolta informativa per creare le esperienze e le matrici dell'esperienza, quindi imparare come includere correttamente le informazioni legate alle credenze nel nostro campo aurico non solo ci porta ad uno stato di illuminazione energetica, ma ci rende sempre di più creatori, consapevoli e liberi della nostra realtà. Quindi vi diamo un appuntamento al corso e vi salutiamo Ciao a tutti. affettuosamente. Ciao. Ciao.